amici e amiche di TV City, ben trovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata, doppio argomento, parliamo di due grandi tornei internazionali, a cominciare dalla Coppa d'Asia 2023 che si svolgerà dal 12 di gennaio e si chiuderà il 10 febbraio 2024. Il torneo, che originariamente doveva essere ospitato dalla Cina a causa della pandemia da Covid che ancora imperversa nel paese, la Cina ha rinunciato all'organizzazione del torneo, che quindi è stato spostato in Qatar, il paese del Golfo Persico, quindi torna a ospitare un grande torneo internazionale a poco più di un anno dall'ultimo mondiale. Il torneo, che ricalca più o meno la modalità del campionato europeo, comprende 24 squadre suddivise in 6 gruppi da 4 e passano agli ottavi di finale le prime due di ogni girone più le 4 migliori terze. Il torneo si svolgerà in 5 città in un totale di 9 stadi. Andiamo a vedere la composizione dei gironi, cominciando dal gruppo A che vede proprio i padroni di casa del Qatar, che oltre ad essere paese organizzatore, sono anche i campioni in carica, in quanto vincitori dell'ultima edizione del torneo asiatico, che giunge quest'anno alla 18ª edizione, sono anche, dicevo, i campioni in carica, avendo vinto l'edizione del 2019 per la nazionale marrone, quindi un ulteriore compito importante in quanto padroni di casa e campioni in carica. Nel proprio girone, curiosità, proprio la Cina, il paese che doveva organizzare il torneo, i dragoni, quindi cercheranno comunque di fare bella figura nel proprio girone, non avendo mai neanche vinto la Coppa d'Asia nella loro storia, pur essendo un grandissimo paese, nonostante gli investimenti degli ultimi anni del governo e della federazione cinese. Nel gruppo anche il Tagikistan, l'unica esordiente di questa edizione, e i Leoni Persiani, quindi partecipano per la prima volta in un grande torneo dalla loro indipendenza dall'ex Unione Sovietica. Comprende infine il girone anche il Libano, i Cedri, quindi avranno un compito abbastanza complicato per passare il turno. Andiamo al gruppo B, gruppo che vede come testa di serie l'Australia. I Socceroos, che sono entrati a far parte della Federazione Asiatica nei primi anni 2000, hanno dalla loro già una vittoria nel torneo nel 2015. In questo girone c'è anche una delle possibili sorprese di questo torneo. L'Uzbekistan, i Lupi Bianchi, hanno una formazione abbastanza competitiva per approdare quantomeno alla fase successiva del torneo. Finiscono nel girone anche la Siria e le Tigri Blu dell'India, che rappresentano uno dei paesi più popolosi del mondo, però nel calcio ancora faticano ad emergere. Gruppo C, che vede l'Iran, il 3 volte campioni d'Asia nel 68, nel 72 e nel 76, avranno nei loro gironi gli Emirati Arabi Uniti, una squadra che addirittura vanta una presenza in un mondiale, ricorderete, a Italia 90, la Palestina, e una squadra che manca addirittura dal 1968, la rappresentativa di Hong Kong, e quindi torna a disputare la fase finale della Coppa dopo quasi 60 anni per la nazionale dell'ex protettorato britannico. Andiamo al gruppo D, un gruppo che vede una delle grandi favorite della manifestazione del Giappone. I Samurai Blu vantano 4 affermazioni nel torneo nel 92, nel 2000, nel 2004 e nel 2011. Nel loro girone troveranno l'Indonesia, i Leoni della Mesopotamia, dell'Iraq, campioni d'Asia nel 2007. Chiudono il girone il Vietnam, i guerrieri della Stella Dorata. Passiamo al gruppo E, dove troviamo un'altra delle grandi favorite alla vittoria finale, la Corea del Sud. Le Tigri Asiatiche vantano 2 successi nella Coppa d'Asia, anche se abbastanza datati. Infatti i 2 successi sono del 56 e del 60. Nel girone trovano la Malesia, i Tigri della Malesia, il loro soprannome, la Giordania, e chiude il girone il Bahrain. L'ultimo gruppo, il gruppo F, comprende l'Arabia Saudita, i Falchi Verdi, che come sapete sono allenati dall'ex CT azzurro Roberto Mancini, vantano 3 successi nel torneo nell'84, nell'88 e nel 96, quindi puntano a tornare protagonisti nel loro continente. Chiudono il girone l'Oman, il Kirghizistan, soprannominati i Falchi Bianchi, chiude il girone la Thailandia, ovvero gli elefanti da guerra. La finale della Coppa d'Asia si giocherà il prossimo 10 febbraio 2024 nello stadio nazionale di Lusail in Qatar. Cambiamo argomento e passiamo ad un'altra grande manifestazione internazionale che si svolgerà proprio a partire da questi giorni, la Coppa delle Nazioni Africane, ovvero la Coppa
d'Africa 2023 è giunta alla sua 34esima edizione, che si giocherà dal 13 gennaio e si chiuderà il prossimo 11 febbraio. Si giocherà in Costa d'Avorio, 6 stadi di 5 città diverse ospiteranno il torneo. La formula è identica a quella della Coppa d'Asia, cioè 24 squadre suddivise in 6 gironi da 4, le prime due più le 4 migliori terze accederanno agli ottavi di finale. Passiamo quindi alla descrizione dei gironi, cominciando dal gruppo A, che vede proprio impegnata la nazionale di casa, la Costa d'Avorio. Gli elefanti, così sono soprannominati i giocatori ivoriani, nazionale che fu anche di uno dei più grandi giocatori africani, ovvero Didier Drogba, non vivono un momento, diciamo, il loro miglior momento storico, però puntano ad essere sicuramente protagonisti del torneo. Nel girone trovano una delle squadre favorite del torneo, ovvero la Nigeria di Victor Osimhen, che vanta 3 successi nella manifestazione, ovvero nell'80, nel 94 e nel 2013, 2 invece i successi della nazionale della Costa d'Avorio nel 92 e nel 2015. Il girone comprende anche la Guinea Equatoriale, una squadra che fa sempre molto bene in questo tipo di torneo, e la Guinea Bissau. Passiamo al gruppo B, il gruppo dell'Egitto, i Faraoni, sono la squadra più titolata del continente, con ben 7 affermazioni. La nazionale del giocatore del Liverpool, Mohamed Salah, vanta le vittorie del 57, del 59, dell'86, del 98, del 2006, 2008 e 2010, quindi l'unica nazionale che vanta addirittura 3 successi di fila nel torneo. Nel girone trovano le Stelle Nere del Ghana, che vantano 4 affermazioni nel 63, nel 65, nel 78 e nell'82, quindi l'ultima affermazione abbastanza datata. Comprende il gruppo B anche la nazionale di Capo Verde, il piccolo arcipelago dell'Oceano Atlantico, nazionale che è soprannominata gli Squali Blu, ultima squadra il Mozambico. Passiamo al gruppo C, gruppo del Senegal, Leoni della Teranga sono anche i campioni in carica, avendo vinto l'ultima edizione del torneo 2 anni fa, la prima affermazione per la nazionale guidata dall'ex Napoli Kalidou Koulibaly. Comprende il girone anche il Camerun, un'altra delle squadre più titolate del torneo, con ben 5 affermazioni per i Leoni Indomabili nell'84, nell'88, nel 2000, nel 2002 e nel 2017. Chiudono il girone la Guinea e la squadra del Gambia, soprannominata gli Scorpioni. Andiamo al gruppo D, il gruppo dove l'Algeria, le Volpi del Deserto, possono vantare 2 affermazioni nel torneo, nel 90 e nel 2019. Nel girone anche la Burkina Faso, gli Stalloni, questo è il soprannome della nazionale centroafricana, la Mauritania e le Antilopi Nere dell'Angola. Il gruppo E vede come squadra regina, diciamo testa di serie, le Aquile di Cartagine della Tunisia, una affermazione per questa nazionale nel 2004. Ci sono anche le Aquile del Mali, i Bafana Bafana del Sudafrica, che vinsero l'edizione casalinga del 96, la prima dopo il loro ritorno a disputare competizioni internazionali dopo la fine dell'apartheid. Chiudono il girone i guerrieri coraggiosi della Namibia. L'ultimo gruppo, il gruppo F, dove c'era forse la principale favorita alla vittoria finale, il Marocco, che è ben affigurato nell'ultimo mondiale, arrivando addirittura nelle semifinali. I Leoni dell'Atlante però non vincono il torneo continentale, addirittura dall'unica loro affermazione del 76. Nel girone ci sono i Leopardi della Repubblica Democratica del Congo, addirittura 2 i successi per l'ex Zaire nel 68 e nel 74. Lo Zambia vanta un successo nel 2012 e per i proiettili di mare, questo è il loro soprannome. Chiude il girone invece la Tanzania. La finale della Coppa d'Africa si giocherà il prossimo 11 febbraio 2024 nello Stadio Olimpico Alassane Ouattara di Abidjan. Bene, questa era l'ultima notizia di questa puntata e di Kickoff. Come sempre, se avete suggerimenti potete scrivercelo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!